episodio di God of War on the road, baby. Damn, andiamo da su. Ed eccoci qui. Incredibile, nel terzo episodio. Saluta Mano. Dai. Vedete, Mano è sempre con noi perché evidentemente, non lo so, sente presenze non positive e il vostro Sus ha l'ansia. Però nonostante l'ansia, il vostro Sus è curioso di capire come sono finite le avventure di sua maestà incredibili nella settimana del godo. E oggi parleremo di una cosa spicy e simpatica. Vada sua maestà, vada. Eccoci qui, incredibile, il terzo episodio di God vs. on the road, incredibile. Abbiamo detto tre volte perché è il terzo episodio e ballo per voi. Finalmente, oggi riusciamo a registrare un pochino. Ah, come avrete capito negli scorsi video incredibili, purtroppo siamo in uno di quei periodi che per colpa anche del camera è un incredibile e riusciamo a fare pochi video. Mannaggia, vero Sus? Mannaggia. Però tranquilli che oggi riusciremo a registrare incredibile l'episodio numero 3 di God vs. on the road e l'episodio 4 incredibile. Salutiamo il cameraman incredibile e speriamo che Brida e Guglielmo si mettano in contatto con noi per registrare le loro clip, altrimenti come lo facciamo questo video incredibile? Comunque, vabbè, speriamo bene. Allora, come ormai avrete capito, la nostra settimana del gol abbiamo fatto 4 tappe incredibili. Siamo andati a Via di Guinci. Anzi, vi ringraziamo del successo incredibile, del video di Via di Guinci, incredibile. E bravi ragazzi, ecco, vero Mano? Appunto. Poi vi ringraziamo anche per il successo del secondo video incredibile, quello del Romix 2023, dove abbiamo fatto vedere tutti gli incredibili incontri pazzeschi, incredibili, pazzeschi. Sto ruotando come un pianeta, vero Sus? Mamma mia, c'è un sacco di gnagna incredibile, un sacco di bravi ragazzi. E abbiamo incontrato dei colleghi incredibili, un sacco di cosplayer incredibili, quindi andate a vedere il video se ve lo siete persi. Anche nella terza tappa incredibile abbiamo fatto delle cose molto simpatiche. State un po' a sentire. Come ci siete finiti da ristoranti incredibili a fare un viaggetto per Roma incredibile? E quanto è bella Roma, vero Mano? Tortellini! Mamma mia, quanto è bella Roma! L'ore di questa terza tappa incredibile è che i nostri cameraman erano un po' stanchi e diciamo che dovevamo fare un po' di risparmio incredibile perché avevamo investito i soldini dei cameraman incredibili e in un sacco di treni incredibile. Tra l'altro dovevamo ancora andare nell'ultima tappa quando abbiamo registrato questo video, cioè la via di mezzo incredibile da Giorgione. Quindi attenzione, anche l'episodio 4, che è l'ultimo diciamo che abbiamo registrato per questa prima tranche di God vs. on the road. Attenzione, sono successe cose incredibili anche lì. Salutiamo Giorgione, nel dubbio. E salutiamo Giorgione, ecco appunto. E quindi abbiamo detto, perché non ci facciamo un viaggetto incredibile ad esplorare quanto è bella Roma? Dai, Roma, dai, citazione per incredibili romani, incredibile. E quindi siamo andati in una zona molto simpatica, perché c'era stato detto che nella zona del Giannicolo incredibile c'era una cosa molto godovers incredibile. Infatti siamo andati a ispezionare quella cosa incredibile. E poi giustamente ci siamo guardati e abbiamo detto, cosa ci mangiamo? Cosa ci mangiamo? E abbiamo fatto una cosa molto spicy, perché noi seguiamo la buona Giulietta Crossbow, incredibile. Salutiamo Giulia, vero Sus? Mamma mia, tante abbracci a Giulia. E quindi, seguendo uno dei consigli di Giulia incredibile, abbiamo visto che c'era un posto incredibile, non troppo lontano da dove eravamo noi incredibile, che faceva il pollo fritto incredibile. E quindi abbiamo unito Giannicolo e pollo fritto. Quindi abbiamo fatto una tappa del Godovers e una tappa del gusto. E quindi siamo partiti con lì e siamo andati là. Quindi oggi vi beccate Giannicolo e pollo fritto. Quindi più di così e che si vuole. Ma sono curioso di vedere. Quindi niente, taglio incredibile, prepariamo le borsine incredibili, posso schedo incredibile, vi racconterà che è successo, quindi taglio incredibile, a tra poco. Insomma, sta, è tardi, dobbiamo partire per arrivare puntuali alla nostra incredibile destinazione. Insomma, sta, il godo non si raggiunge a piedi, e dove sono le chiavi della macchina? Ci servono le chiavi della macchina, insomma, sta, e le ho trovate, Sus, sei pronto a partire? Mamma mia, here we go, andiamo, come al solito con la nostra musichetta incredibile e le immagini che cambiano. Guardate quanto è bella Roma incredibile con questa foto fatta dal Giannicolo. Che dici, Sus? Mamma mia, insomma, sta, mamma mia, quando fa queste panoramiche, mamma mia, vero Mano? Avete provocato il mondo. Mano è molto romana, chissà perché. Non ho fatto bene la mia risata, Sus, ci voglio riprovare. Ecco, molto meglio, ero triste altrimenti. Insomma, sta, mi aiuti.
state tranquilli, incredibile. Allora, adesso inizierà. Molto bello. Adesso inizierà il racconto incredibile. Allora, Carlos, pronto al racconto incredibile? Mamma mia, here we go. E allora partiamo, incredibile. Allora, diciamo che l'inizio è stato abbastanza easy. Per una volta non abbiamo speso una miriade di soldi con i taxi regionali. Quindi niente, ci siamo ritrovati, incredibile, alla stazione degli autobus incredibile. Siamo partiti, verso nuove avventure. E la prima tappa è ovviamente arrivare al Gianicolo. E voi direte, come ci arrivate al Gianicolo? Semplice. Se siete di Roma, lo sapete. Se non siete di Roma, coi mezzi. Cioè, c'è poco da fare. Quindi abbiamo preso dei mezzi incredibili, abbiamo fatto una marea di fermate e siamo arrivati intanto vicino Piazza Venezia. La cosa bella di quando vai a Roma, incredibile, è che ci sono sempre un sacco di turisti, vero Sus? Mi immagino, poi quei giorni voi ci siete andati, primi di aprile, quindi insomma periodo Romix, e un sacco di turisti, incredibile, ma c'erano, insomma, c'erano le turiste. Sì, vabbè, ovviamente Sus pensa sempre alla gnagna, comunque sì, c'erano anche un sacco di turiste, incredibile. Tra l'altro c'è stata una gag incredibile, sui mezzi incredibili, che tipo a casissimo arriva questa coppia di argentini, cioè tipo un argentino, un'argentina, che vabbè, lasciamo perdere, e che cominciano a conversare con camera numero uno, con questi... con queste lingue incredibili, mezze spagnole, che chiedevano, non sappiamo parlare quelle lingue incredibili, che chiedevano al nostro camera incredibile dove fosse Piazza Venezia. E il nostro camera incredibile, perché ridi camera, sei stato incredibile, letteralmente gli ha fatto, qui dietro. Camera, mi puoi confermare questa gag del cazzo? Ho fatto così. Avete sentito il nostro camera incredibile? Quindi immaginatevi questa scena incredibile sui mezzi. Questi due sudamericani, incredibili, con lei incredibile, lui un macio vero, che gli hanno fatto tipo mezz'ora di dialogo e il nostro camera che alla fine gli fa... è qui dietro. Una gag del cazzo. Cosa vi potete aspettare dal nostro camera incredibile? Che faccia delle gag inutili versus... E insomma si è fatto riconoscere, come Romano? Quindi dopo aver fatto questa gag completamente inutile, aver fatto una passeggiatina a Piazza Venezia, siamo andati a prendere un altro mezzo incredibile, che tra l'altro aveva una forma molto Sus, perché sembrava un polmino dei gelati, e siamo saliti al Gianicolo. Tra l'altro non c'eravamo mai andati noi al Gianicolo, incredibile. E quindi abbiamo questo pulmino incredibile che si è fatto tipo 4-5 fermate, siamo saliti, e alla fine, boom, siamo arrivati al Gianicolo. E voi direte, com'è il Gianicolo? Ebbè, questa piazza incredibile dove puoi fare un sacco di foto incredibili. Infatti adesso vi faremo vedere un sacco di foto e video, anzi ve le mettiamo pure in editing incredibile. Sì, questa piazza incredibile, qua al centro questa statua incredibile. C'era pure Krauschi, di nuovo Krauschi. E Sus, come facciamo con Krauschi? Insomma, sta, io non lo so, cioè, ma questo, ma chi è? Ma poi perché ci segue? Cioè, è comparso nello show, ma chi è? E poi perché c'è la Udinò incredibile? Cioè, Udinò non c'era con voi? Udinò non era con noi, c'eravamo noi, Brite, Guglielmo e camera numero 2, non c'era Udinò. È vero, chissà che fine ha fatto Udinò quel giorno che eravamo andati al Gianicolo. Insomma, se io comincio a pensare che Krauschi e Udinò abbiano una specie di rivalità, non so che cazzo sia. E vabbè, e quindi c'era pure Krauschi, mannaggia Krauschi. E quindi niente, Krauschi ha iniziato a fare cose incredibili con l'arte incredibile che c'è a Roma, incredibile. E noi ci siamo messi a fare delle clip incredibili. Comunque tranquilli che adesso vi facciamo vedere un po' di cose incredibili. Guardate, guardate. Ciao ragazzi, l'altra volta siamo caduti, cioè sono caduto io. Allora niente, siamo in un posto strano, non poi vi diremo dove, insomma, chissà, non so. Ciao. Eccoci qua, queste foto dopo le vedrete sicuramente in editing o prima o dopo, però insomma ci siamo capiti. E quindi niente, quando siamo arrivati lì su, guardate carini Sus, Benito Guglielmo, mamma guarda che chad che sono. Deo, stavo dicendo, siamo arrivati in questa piazzetta incredibile e abbiamo iniziato a farci delle foto incredibili. Quindi ci siamo fatti delle foto incredibili in questa piazzetta incredibile, che è in mezzo al verde incredibile, e adesso vi facciamo vedere qualche foto incredibile. E partiamo proprio da Brine, Guglielmo, Chad. Non sono Chad incredibile. Però guardate, ce n'è uno ancora meglio. Guarda quanto sono belli incredibile. Guardate quanto siamo carini. Guarda quanto siamo belli incredibile. Questo ce l'ha fatto il nostro camera incredibile, quanto siamo carini insieme. Voi immaginatevi che al Gianicolo incredibile, in mezzo alla folla di turisti incredibile, guarda giusto come guarda la foto, mamma mia. Immaginatevi questa scena incredibile in mezzo ai turisti, noi incredibili, perché giustamente siamo meglio noi dei turisti, che volete, e che ci facciamo le foto incredibili, tanto siamo belli. In questa foto stavamo ascoltando Krauschi incredibile, che ci parlava della statua incredibile che c'è al centro della piazza del Gianicolo. E quindi niente, stavamo sentendo Krauschi incredibile, tanto è bella questa foto.
Andiamo avanti, prossimo. Questa sus invece è la statua che ti dicevo che Kraus che aveva iniziato a parlarne molto bene. È molto bella questa statua, mi posso solo immaginare quanto Kraus ne abbia parlato. Sì, infatti ne ha parlato abbastanza Kraus. Ma quanto è bella questa. Era gigantesca questa statua, incredibile. Deo, ma andiamo avanti. Ma madonna, quanto verde che ci sta, è incredibile al Gian Nicolo. Deo. Eh sì, infatti, questa vi raccontiamo un piccolo retroscena di questa foto incredibile. Questa foto è fatta in più in basso, a livello più basso della piazza incredibile del Gian Nicolo, perché l'abbiamo fatta fuori dal bagno incredibile, perché c'è un bagno incredibile a Gian Nicolo. Tu scendi delle scale incredibili e ti trovi un bagno ed è in mezzo al verde. Praticamente ti puoi fare le passeggiate anche partendo dal bagno del Gian Nicolo, incredibile. E quindi abbiamo fatto una foto fuori dal bagno. Vabbè, ci siamo capiti. E ci siamo bevuti pure un caffè incredibile al bar del Gian Nicolo, incredibile. Ti piace, Sus? E beh, insomma, alla fine della fiera vi siete divertiti quasi più al Gian Nicolo che da altre parti, quindi... Damn! Però voglio vedere quella cosa, Godovers! E vabbè, adesso vi facciamo vedere quella cosa, Godovers, che avevamo sentito notizia, adesso ve la facciamo vedere. Ci stiamo divertendo un sacco, però mi dispiace che non c'è Sus, ma è vero, il grande Sus. Scherzo, cosa ne pensi di Sus? E noi ci troviamo incredibile a Roma, pazzesco, e come sapete Sus parlano romano, incredibile, però Sus è purtroppo di grandi problemi di movimento. E ballo dicendo il movimento, sbattuto su Guglielmo, incredibile Guglielmo, quanto siamo carini Guglielmo. Siamo bellissimi, ciao. Mamma mia, ciao. Giustamente vi starete chiedendo, ma che siete venuti a fare? Incredibile a Roma, e soprattutto quanto mangiate? Siamo stati a dieta 3 mesi, incredibile! Comunque siamo venuti qui, incredibile, a supervisionare un luogo assurdo, molto Godovers. Ce l'avete scritto voi? No, in realtà no, ce lo siamo inventati per giustificarci. E comunque vedremo com'è questo luogo, Sus. Vedremo, in caso ci facciamo una fotina, sarà Godovers o Sus o no? Che dite, ragazzi? Assurdo, non so come sarà, però ho paura. Andiamo a vedere, dai, scherzo, andiamo. Ma è palesemente una roba uscita dal Godovers, tipo? Che dici, Mano? Dai, Roma, dai! Forse hai ragione, Mano. Allora, questa cosa ve la dobbiamo spiegare. Allora, noi avevamo sentito parlare che c'era una specie di fonte in stile Godovers, tipo, nella zona del Gian Nicolo. Infatti è per questo che siamo andati a vederli. E ci siamo ritrovati in questo teatrino incredibile, dove si sono esibiti personaggi ambigui. Cioè, in realtà dobbiamo parlare un attimo di questa cosa incredibile. Allora, c'è questo spettacolo incredibile di burattini. Sus, che ne pensi? Non so che dire, ma com'era lo spettacolo? Sì, uno spettacolo simpatico, sì. Somestà, non la vedo molto convinta di questa cosa, eh. Somestà, non provi a ingannare i vostri Sus. Non la vedo convinta, perché è così titubante, vero Mano? Appunto. No, diciamo che lo spettacolo è stato simpatico. Ci siamo visti lo spettacolino. Dica cosa pensa, Somestà, la conosco troppo bene. Ok, il vostro scheletro vuole essere onesto nei video. Allora, lo spettacolino è simpatico, però, insomma, non è che c'era proprio tutto sto godo in sto posto, eh. Questo lo possiamo dire. Cioè, questa cosa incredibile sembra quasi come in questo universo viene rappresentato il Godovers. Però non c'è Godo lì. Una parodia del Godovers. Ma il Godovers è una cosa seria, eh. Quindi niente, ci è piaciuto. Però, insomma, non ha avuto, diciamo, l'effetto che doveva avere su di noi, perché noi siamo del Godovers. E questa è una roba fatta per il non Godovers, per gli umani di questo universo. Capito, Sus? Quindi, insomma, sta praticamente mi sta dicendo che ha avuto effetto fino a un certo punto, quindi l'hanno assaporato meglio i cameraman che sono di questo universo, però noi, creature del Godovers, l'abbiamo apprezzato fino a un certo punto, ecco. Così, insomma, sta... Sì, esatto, bravo. Esatto, bravo Sus, che capisce sempre i concetti incredibili. Quindi diciamo che i nostri cavi l'hanno apprezzato meglio, vero? Esatto, vedi? Vedete, eh? E noi fino a un certo punto, perché non capivamo bene, perché noi non ci è arrivato Godo. Quindi andate a vedere il teatrino del Gian Nicolo e sicuramente lo apprezzerete meglio di noi, perché giustamente voi siete di questo universo, non avete bisogno di Godo. E quindi niente, quindi abbiamo visto questa specie di Godoverse versione questo universo. Però insomma l'abbiamo apprezzato e abbiamo lasciato anche un soldino. Quindi se andate al teatrino del Gian Nicolo, assaporatelo nonostante non ci sia del Godo, perché giustamente non è una cosa del Godovers. E quindi niente, andiamo avanti. Vieni avanti, vieni meco, ecco meco, vieni meco. Poverino, poverino,
sei sordomuto! Sicuramente deve essere stato uno spettacolo simpatico, però insomma non sono entità del Godoverse, ecco, quindi posso capire i dubbi di sua maestà. Sì, ho capito. Vedete? Questi personaggi incredibili sembrano usciti dal Godoverse, ma non lo sono, perché non emanano Godo. E quindi niente, quindi salutiamo il teatrino del Gianicolo incredibile. Beh, sua maestà, e poi cosa avete fatto dopo aver incontrato questo teatrino sus? E beh, semplice, dopo questo qui c'è stata la tappa del cibo. Non sapevamo dove andare, eravamo confusi. Però poi, unendo le nostre grandi teste, abbiamo detto: ah, ma vi ricordate che Giulia aveva fatto un video incredibile di un posto abbastanza sus e non troppo lontano, il famoso pollo fritto? E abbiamo visto dov'era questo pollo fritto, abbiamo preso i mezzi incredibili, ci abbiamo messo una quarantina di minuti, soprattutto perché a Termini non passavano i tram incredibili, e poi siamo arrivati al pollo fritto. Ma qui entrano in gioco Bride Guglielmo incredibile e Camera numero 2 che salutiamo. Adesso taglio incredibile, passeremo la linea a Benito Guglielmo incredibile, che vi racconteranno di cosa abbiamo mangiato incredibile. Vi facciamo vedere una foto incredibile, aspettate. Ammazza, sono messa, ma quanta roba avete mangiato? Mamma mia, da divorare tutto, mamma mia. Guardate, questo è uno sneak peek. Cioè, non so se avete capito, abbiamo mangiato tantissimo, guardate che meraviglia. E adesso Benito e Guglielmo vi racconteranno incredibile di quello che abbiamo mangiato incredibile. Quindi salutiamo Benito e Guglielmo. E poi Krauski, birbante di un Krauski, vi racconterà delle opere d'arte incredibili che abbiamo visto al Gianicolo. Quindi taglio incredibile e noi ci vediamo nel finale incredibile. Wow! Eccoci qui ragazzi, ma dov'è Udino? Non, è vero, non lo troviamo più, non c'è più, è scomparso da un momento all'altro. Sparisco, tu! Ma è scomparso di nuovo! Ma dove è andato? Ma aiuto! Va bene, niente, allora ce ne andiamo a questo posto strano. Sì, dai, andiamo, tanto siamo belli tranquilli, non c'è nessuno, sì, dai. Sì, li sto spiando. Sono fus. Qui esatto, abbiamo passato una bella avventura al Gianicolo, e inaspettato però strano, come hanno detto i nostri incredibili colleghi. Mamma mia, incredibile, perché qua di loro, guarda me, mamma mia, incredibile. È vero, purtroppo sì, dopo quella strana avventura siamo andati come nostro solito, purtroppo sì, a rinfilzarci le nostre belle pancine incredibili. Avete visto che posa che sto facendo? È la posa che spesso fa ora un'altra ragazza che chissà, insomma, chissà. Vedrete, chissà. Minchia, stavo dicendo. Ma è possibile che andate a tutti i posti buoni da poi mangiare? Non mi potete portare una volta anche a me? E soprattutto, perché non mi avete messo dietro alla mia lampada? Maledetti. Vabbè, lasciamo stare. Beautiful. In questo posto è stato consigliato, cioè non ce l'ha consigliato proprio a noi, però insomma ha fatto il video una signorina che si chiama Giulia Grosbo, Giulia Balestra, incredibile, mia moglie, no scherzo, però è talmente brava che mi ha risposto, sì, per forza. Comunque, lei è andata a mangiare in questo posto e ci è sembrato insomma buono, abbiamo detto perché non andare a provare, siamo andati a provare e fra poco vi racconteremo, mamma mia, San Bartolomeo. E poi lo spiedo, mercato Parioli. Esatto, allora, questo qui era il menu incredibile. Vedete, c'erano i drink, pollo fritto, girarrosto anche per chi volesse. Vede, c'era pollo allo spiedo, coscia intera, alette di pollo, un sacco di cose, mamma mia, le verdure miste, le verdure, c'era tutto. E noi abbiamo preso i nugget di pollo, poi le polpettine, mi pare pure, le alette pure. Le crocchette pure, poi di qua che cosa abbiamo preso? Ah, la patata al cartoccio, ma madonna, buonissimo, tutto buono. Non abbiamo preso tutto perché veramente, ma la prossima volta sapete che vi dico? Io vado e ordino tutto il menù, gli dico una cosa di tutto il menù. E quelli mi guarderanno e dico, ma sei pazzo, riuscirai a mangiare con quella pancia che ti ritrovi? Figuratevi se non mangio, madonna, me ne mangio tutte le vostre cose, sono buonissime. Ecco, questo come vedete era il primo round.
Perché dici primo round, Guilherme? Fra poco lo capirete. Come mai primo round? Perché avevamo preso una birra. Fatto sta che è inutile sapere come si chiamano, perché tanto era tutto buono, e allora è tutto buono. Scusa, è giusto o no? Devo dire che è giustissimo. No, veramente, era tutto molto buono e non so che dire, è assurdo. Molto buono, capito, capito? Andate a mangiare panioli al pollo fritto, San Bartolomeo. Assurdo, incredibile. E questi cameraman che si ingozzavano e ci facevano pagare. Noi non dovevamo mangiare, non voi, a voi i resti, le ossa del pollo dovevamo darvi. Infatti ve l'ho date, però poi non l'avete mangiato, chissà perché. Poi dite che avete fame e non mangiate le ossa. Continuiamo, va. E dunque, come diceva Guglielmo, nel mezzo del cammino di nostra vita ci ritrovammo in una selva scura che la birra era finita e quindi ne comprammo un'altra. Vedete, infatti sono due. E dunque, poi abbiamo, oltre alla birra che era finito anche il cibo. Abbiamo fatto il bis. Comunque eravamo in tre. Sì, lo so, c'erano pure i camera, tecnicamente avevamo 5, vabbè, ma allora abbiamo detto, ma figurati se li facciamo mangiare quegli schiavi, incredibili. E come vedete qui ci sono 3, 4 intingoli, molto buoni, molto delizioso tutto quanto. Era veramente un bel posticino, appartato, tranquillo, insomma, c'era le cose, altri posticini, altre bancarelle, non ricordo cos'erano, insomma, molto carino, un posto molto carino. Abbiamo mangiato benissimo. E infine il risultato è stato questo. Vedete? Avevamo un tanto di fazzoletti sul tavolo perché ci eravamo ridotti a uno schifo. Non avete idea di quanto abbiamo fatto i porci ingozzandoci tutte queste cose buonissime. Come fai a non ingozzarti? Lì è rimasto un po' di birra. Se la sono bevuti i cameraman. Vabbè. E dunque niente, tutto molto buono. Adesso passiamo ai commenti, vediamo che cosa ne pensano Faber e Klaus. Vediamo che cosa ne pensano. Vai Fabio, dici un po' cosa ne pensi. Dunque, allora, ho visto un po' di foto, ho sentito quello che mi avete raccontato e ho deciso che è veramente un posto buono dove si può andare. Dico la verità, non c'ero mai stato, però c'ero passato una volta, ho detto, no, qualche volta ci vado. E ma quando mai? Non sono mai a Roma, sono sempre in posti svariati, incredibile. E quindi comunque, vedendo la qualità del cibo, ti dico che era tutto buono, alla verità. O almeno sembra. Da quello che sembra e da quello che dite sembra veramente buono. E comunque, non avete parlato dello staff, com'era? Quello pure è importante in una ristorazione. Effettivamente c'è ragione, signor Faber. No, devo dire, lo staff è veramente molto disponibile. Alla fine siamo quasi diventati amici perché siamo stati tipo lì non so quante ore ad ordinare sempre cose. È vero, abbiamo fatto tipo 3 round, insomma, molto incredibile, molto bello. Sì, alla fine c'erano 2 cose che potevamo fare: o cacciarci fuori e cacciarci in culo, oppure, insomma, diventare migliori amici. Alla fine penso la seconda, dai, insomma, è stato molto incredibile. Sì. E allora penso che è proprio un buon locale. Andateci pure voi, picciotte, capito? Where is the true Bartolomeo? Where is? Lo so che sta a dire, è quello del Bartolomeo, quello del locale. Si chiama Pollo San Bartolomeo, che c'è da dire? That's wrong, wrong. Bartolomeo is more beautiful. Ma non capisco. Claus, scusami, ma ci conosciamo da tanto, ma scusa, che significa c'è un Bartolomeo più bello? E questo è il posto giusto, no? Poi non deve essere bello, deve essere più che altro buono, ed era buonissimo. Ma secondo me dovrebbero proibire l'uso di sostanze stupefacenti. Voi che dite, picciotti? Klaus, stai parlando di altre persone. Vabbè. Non so che dire, è assurdo. Noi parlavamo della posta di Giulia, vedete che la fa pure lui. E sicuramente non so se Giulia segue lui o
o noi si chiamo Giulia. Fatto sta che Guglielmo è da tanto che faceva questa posa, vero? E beh, io la faccio, cioè, io so, cioè, sono nato così fra un po', cioè, sono nato con le mani così, non. No, che mi stavo immaginando la scena di te che quando nasci invece di piangere fare ti metti così e fai le tue frasi. Sono uscito da. Sono uscito. Sono nato. Quando ce l'ho, ce l'ho. Quando ce l'ho. Yo, check it out. Esatto. Palesemente dicevi yo, check it out quando uscivi, no? Dalla pancia. Certo. Comunque, guardate qui. Non so che dire, assurdo. E abbiamo appunto taggato giustamente Giulia, ci sembrava giusto, visto che lei praticamente ci ha fatto conoscere questo posto, e ci ha visto la storia. Ci ha risposto, ci ha anche repostato nelle storie. È incredibile, mia moglie. Mia moglie, palesemente, esatto. Noi comunque dobbiamo essere onesti e dire seguita, perché è una brava ragazza. Ecco. Esatto. Molto bravo, tra l'altro ci siamo stupiti tantissimo perché che cazzo si aspettava che ci rispondeva davvero? Ci ha pure visto la storia, incredibile. E insomma, una brava ragazza. Papà Giotto, quella io la seguo. È una brava ragazza per davvero. E oggi tante pubblicità, però, sia Pollo San Bartolomeo, sia Giulia Crossbow. Seguite e mi raccomando, andate a mangiare, capito? Perciò, fate così. Beautiful. Oh. E niente, detto questo possiamo dire che la giornata di oggi si è conclusa. Esatto. Insomma, abbiamo visto Gianicolo, pollo fritto e ci siamo divertiti. Dai, alla fine ci siamo molto divertiti. Molto bello. Abbiamo pure mangiato. Eh sì, esatto, l'abbiamo mangiato, ci siamo divertiti, una bella giornata. Abbiamo raccontato, penso, tutto. Spero di aver raccontato tutto, insomma, è stato molto divertente. Da rifare sicuramente. Assurdo, ragazzi. Bene, mi ha fatto piacere di sentire questa avventura. E dunque, noi ci vediamo al prossimo episodio. Che magari ci racconteranno di altre nuove avventure. Che sa, vedremo, vedremo. Dai, dai, dai. Allora, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kowski e sono qui a Roma, incredibile, Roma città d'arte, scandaloso, scandaloso, pochi turisti, guardate, ammirate l'opera di non mi ricordo il nome, però Garibaldi che è caduto, e guardate che meraviglia, rispettate la natura e c'è della musica incredibile, io sono Kowski e Roma è incredibile, scandaloso. Siamo sempre a Roma, Krausky, quella è la famosa cupola di San Pietro, incredibile cupola, scandaloso che non viene vista da molti turisti, no, in realtà viene vista, mi sono confuso, siamo in mezzo alla gente che viene a vedere il vostro Krausky, vedete la cupola di San Pietro è fatta in maniera molto, molto bene, io l'avrei fatta in maniera migliore, però me ne vado. Salve, professore Kowski, nuova maniera, benvenuti alla mia incredibile lezione di arte, oggi parleremo di quello che abbiamo visto, avete visto, incredibile, nella Roma, incredibile, Roma, grazie a Gianino, incredibile, posso Grankowski, vi spiegherai l'arte, incredibile, Roma, incredibile, Roma, incredibile, Grankowski, Roma, incredibile, Roma, e come potete vedere, avete visto niente, delle clip per il vostro Krauski che è in mezzo ai turisti, incredibile, mezzo ai turisti, incredibile, che dava informazioni di Roma, incredibile, Roma, il mondo ha bisogno di arte, e il vostro Krauski è l'unico che porta l'arte in questo posto, incredibile. E quindi iniziamo a parlare di questa roba incredibile, tra l'altro non c'è quel fallimento, le frasi, è scandaloso, scandaloso. Questa è un'opera incredibile perché è incredibile. Cosa fai tu qui? Vai via, sto facendo una lezione, vai via, sei inutile, inutile.
scusate, ovviamente non so, questo imbecille mi sta facendo perdere tempo, io parlare di arte, anche mi porta questa scatola, io non lo so, questo è uno scandaloso, scandaloso, io veramente non posso Krakowski alzare mai davanti a un tale imbecille, posso Krakowski alzare mai. Voglio sapere la storia fra me e questo coglione. Però il Krakowski corre, essendo più sul chiaro questa cosa, corre. Scandaloso, scandaloso. Tanto, adesso il mostro di noi chiuderà questo cattivo uomo nella scatola, tatatatola. E quindi, niente, faccio la linea a miei amici. Eccoci qui nel finale incredibile del video e non ho capito che è successo con Krauski e Udinò. Cioè, quindi Udinò ha fatto per una volta una magia che funziona? Quindi adesso abbiamo una scatola Krauski? Non so cosa dire, Mano? Appunto, brava Mano. Non so cosa dire, quindi comunque salutiamo tutti i nostri compagni incredibili che hanno partecipato anche a questo video incredibile e spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo mangiato tantissima roba e voi vi starete chiedendo giustamente quanto abbiamo speso. Abbiamo speso in totale 32 euro, quindi niente, perché abbiamo fatto praticamente prima manche di roba incredibile, abbiamo speso circa 20 euro, e poi dato che avevamo fame ci siamo presi altra roba incredibile. Abbiamo speso pochissimo e abbiamo mangiato del pollo buonissimo, oltre al pollo fritto, tranquilli che fanno pure pollo normale, insomma, a voglia a mangiare. Quindi se state in quella zona Parioli incredibile, andate assolutamente a mangiare i polletti di San Bartolomeo, incredibile. Quindi salutiamo, che sono dei ragazzi simpaticissimi. E seguiteli anche su Instagram, link in descrizione, incredibile. E seguiteci anche a noi, insomma, seguite tutti su Instagram. Quindi niente, quindi salutiamo Polletti San Bartolomeo. Sicuramente torneremo a farci una buffata di cibi incredibile. E quindi niente, quindi nonostante abbiamo fatto un viaggetto per Roma incredibile tra Giannicolo, teatrini, sus, cibi incredibili, spendendo veramente poco. E ringraziamo Giulia per averci fatto vedere questo posto incredibile nei suoi video incredibili, tagli incredibili. Noi ci vediamo nell'ultimo episodio di Godovers on the Road, che parlerà della Via di Mezzo, Giorgione, Montefalco e un sacco di avventure incredibili che sono successe. E salutiamo il cameraman incredibile, saluta Sus. Mamma mia, non vedo l'ora di vedere Giorgione, vero Mano? Mode Magno. E appunto, Mano già in modalità cibo. Tagli incredibili, ci vediamo al prossimo episodio.